Eccomi arrivato quindi al macro per questa settimana di residenza nell'atelier numero 1. Nello specifico qui al macro lavorerò appunto su un concetto di stratificazione e fossilizzazione del paesaggio, lavorando su un'unica tela ripetutamente. Ogni giorno dipingerò un paesaggio diverso, un paesaggio che a fine giornata verrà ricoperto da uno strato di colore. L'ultimo giorno, attraverso un processo di decolorazione, di raschiamento, interessa far riemergere porzioni di paesaggi che sono ormai scomparsi dalla nostra memoria e quindi mi interessa molto questo percorso di racconto non descrittivo, perché non amo raccontare ma non descrivere, così amo dipingere senza rappresentare. Una giornata e tre persone lavoreranno insieme a me e mi interesserà appunto vedere anche come le persone si relazionano con i materiali e non a caso mi interesserebbe anche nel processo di costruzione del paesaggio stratificato nel corso della settimana far intervenire nella fase di cancellatura, nel cancellare il paesaggio una volta dipinto, qualche spettatore casuale. Qui davanti a me sul tavolo da lavoro moltissimi colori della Le Franc Bourgeoise, una bella gamma di flash della stessa marca. E, sicuramente la scoperta dei flash è stata per me una vera e propria sorpresa. Sono dei colori con delle tinte che a volte non ho mai usato, ma che mi hanno spinto ad azzardare dal punto di vista cromatico ancora di più, con risultati dai quali sono molto molto soddisfatto. Mi piace molto anche la pastosità dell'acrilico, un acrilico molto denso, di grandissima qualità, che riesce a creare uno spessore quasi può equipararsi all'olio per certi aspetti. Non vedo l'ora anche di utilizzare gli acquarelli, cosa che probabilmente a fine giornata cercherò di fare, anche perché l'acquarello è molto crepuscolare come elemento, se vogliamo, intimo e di raccoglimento, legato molto alla sera.